Matteo Ricci insiste sulla mobilità sostenibile, il passo ulteriore, l'approdo in città del Bird One, i monopattini elettrici in sharing della California, la flotta di 200 mezzi distribuita dal mare alla Torraccia, zona Iperconad, sarà interamente operativa entro il 1° giugno, ma il comune conta di partire già dall'ultimo weekend di maggio. I mezzi saranno periodicamente sanificati, il sindaco va quindi alla prova ritenendosi molto soddisfatto. Davvero un ottimo prodotto, siamo molto contenti che questa azienda americana abbia deciso di investire su Pesaro ed è la dimostrazione che siamo diventati davvero una delle città più sostenibili dal punto di vista della mobilità d'Italia. Vogliamo continuare aumentando i chilometri di bicipolitana, vogliamo continuare utilizzando al meglio l'incentivo che il governo ha messo per l'acquisto di bici elettriche e monopattini. Tra i vantaggi, i monopattini sono dotati di batterie due volte più lunghe e autonomia maggiore, percorrenza di oltre 48 km, che consente agli utenti di organizzarsi per fare anche lunghi percorsi. Il monopattino presenta un telaio in alluminio rinforzato in acciaio, sistema frenante reattivo e nessun cavo esposto, pannelli di servizio di accesso rapido, illuminazione migliorata e maggiore stabilità su strade sconnesse. Include ruote semisolide senza camera d'aria progettate su misura per una maggiore protezione dei danneggiamenti e una guida più fluida e confortevole. Per utilizzare il monopattino, evidenziano i referenti, basta scaricare l'app di Bird sul telefono e creare un account. Una volta aperta l'app, ci si può indirizzare verso il monopattino più vicino e scansionare il codice QR per iniziare il viaggio. Il costo è tra i 20 e i 29 centesimi al minuto, più un euro per lo sblocco. Arrivati a destinazione, il monopattino va lasciato in un luogo responsabile, evitando di bloccare marciapiedi o altri spazi pubblici. Dopodiché si può concludere il viaggio tramite app. Attenzione invece per la sanificazione. La sanificazione avviene ad ogni ritiro dei mezzi. I mezzi, quando si scaricano, vengono ritirati e vengono portati in questo magazzino, dove viene effettuata la ricarica, la manutenzione e la sanificazione a tutte le parti che possono essere state toccate, in modo tale che quando vengono rilasciati siano completamente sanificati e sicuri.